Luigi Catani, raccontaci un po' la storia di questo film di Cosimo Terlizzi. Allora, è la storia di un ragazzo che si chiama Martino, che abita nelle campagne di Bari, vicino Bari, che inizia ad affrontare quella che è da tutti un tema un poco particolare, che è l'adolescenza, e quindi inizia appunto a cercare di scoprire nuovi orizzonti, inizia ad avere altri istinti, inizia ad avere voglia di fare altre cose. E quindi c'è questo processo di crescita che viene accompagnato dall'incontro di inizialmente questa ragazza e poi questo gruppo di amici che vive un poco diversamente rispetto a quello che era l'ambiente della campagna. Infatti sono studenti di filosofia, artisti musicali, un po' bohemien. E quindi appunto c'è questa crescita spirituale che va, diciamo, a staccarsi dalle radici, ma comunque, diciamo, farle parte, cioè le radici devono sempre far parte della vita, ma e intanto di appunto evolversi. Dici che Martino è un debole della società? No, anzi è... Non... Un debole della società? No, non è un debole della società. È semplicemente non uguale a quella che può essere una classe che è più magari da centro città. È un ragazzo più sensibile, questo sicuramente, però magari proprio quella sensibilità ha un tocco quasi speciale. Senti, Martino cosa spera, cosa cerca? Martino cerca, ma non troppo, nel senso che la sua storia è più tirata, cioè Martino si fa trasportare da quelle che sono le esperienze. Comunque lui è un ragazzo timido, quindi diciamo che se succede qualcosa non succede perché Martino lo ricerca, ma perché viene tirato. E proprio in questo sta la crescita di Martino, perché a un certo punto si rende conto che lui è, diciamo, in possesso della sua vita, e quindi inizia a fare le scelte, inizia a rendersi conto di chi è veramente. La tua la chiave di lettura che ha dato a questo film? Diciamo una morale, una sorta di morale. È la crescita interiore che non deve essere mai sbarrata, non deve essere mai vincolata da niente, mai bloccata da nessuno. Per te è stato così? Per me è stato così, per me no, nel senso non è stata mai, per fortuna, non è mai stata vincolata da parte dei miei genitori sicuramente, magari io ho avuto difficoltà, ho ancora difficoltà, però comunque penso che facciano parte comunque della mia maturazione, della mia evoluzione. Quindi. Grazie. A te.